Concertone del 1° maggio a Chieti con Morgan ed Andy del Blu Vertigo, scattano intanto le prime misure per organizzare tutto in sicurezza. Sì, esattamente, stiamo lavorando con i nostri tecnici per redigere il piano di sicurezza, il piano Safety and Security da sottoporre alla prefettura, alla questura con la nostra polizia locale. E nei prossimi giorni incontreremo i dirigenti e siamo sicuri che troveremo una sintesi per promuovere questa iniziativa che ha un respiro che va oltre i confini della nostra regione. Ci candidiamo appunto ad essere un riferimento per il centro Italia con un nome di richiamo come quello di Morgan assieme ad Andy dei Blu Vertigo e l'esibizione di tantissimi giovani artisti emergenti. Per accogliere più persone possibili, l'amministrazione comunale sta valutando tutte le soluzioni che garantiscano l'accesso di spettatori anche alla luce delle nuove regole anti-Covid che entreranno in vigore proprio dal 1° maggio. Per accedere a Piazzale Marconi sarà pedonalizzata la fine di Via Colonnetta e la zona prospiciente la piazza. E poiché è prevista una partecipazione che si aggirerà intorno alle 5.000 persone, si sta valutando anche la possibilità di attivare un servizio navetta per consentire l'accesso a chi parcheggerà l'auto allo stadio Angelini. Un concerto che avrà un costo di... Ma il concerto avrà un costo abbastanza, diciamo, in economia, lo stiamo chiudendo a una 15.000 euro per l'ente e la cosa significativa è che non graverà sulle tasche dei commercianti come in passato, dove l'iniziativa si teneva con la raccolta sponsor delle attività commerciali presenti nella zona. Noi invece lo facciamo con fondi dell'ente, quei pochi fondi che abbiamo li ottimizziamo per promuovere la cultura, per promuovere la musica e soprattutto per dare visibilità a un'iniziativa così importante che riguarda la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, qual è il 1° maggio.